Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacialsphere e vi avviso che tra un episodio e l'altro, come sempre, per voi è passato un giorno, ma per me è passato molto più tempo. Come sapete, io qualche volta mi registro un po' di episodi tutti insieme che poi carico piano piano uno al giorno. Ecco, appunto, questo è uno di quei casi in cui ho registrato l'ultimo episodio parecchio tempo fa, forse una settimana fa. E ora devo quindi riprenderci un attimo la mano con questo Pokémon Fire Ash. Eravamo qui a Flemmina, avevamo fatto le rovine di Flemmina nello scorso episodio ed ora dobbiamo proseguire qui sopra, lungo il percorso 210. E faccio anche rivedere la squadra, anche per farmela ricordare io a me stesso pure. Abbiamo Weasel appena scambiato con Lucinda. Eccolo qui a livello 27, poi abbiamo Grotola a livello 32, Monferno a livello 33, Pikachu a livello 66 e Staravia a livello 32. Se state pensando che non ho alcun attaccante speciale, fate bene a pensarlo perché effettivamente non ho alcun attaccante speciale. Detto ciò, quindi proseguiamo. Io mentre in questa pausa, in questa settimana di pausa che ho fatto da Pokémon Fire Ash, ne ho approfittato per fare le uova dei gli starter di Sinnoh. Quindi io ogni tanto facendo su e giù lungo questa strada sono entrato in quest'erba qui sopra, vedete? E ho incontrato due Pokémon nuovi che ho catturato, sono Glaceon e Drifloon. Quindi se incontreremo Glaceon e Drifloon in questa parte li vedrete già catturati è perché effettivamente li ho già catturati appunto mentre facevo le uova. Ora cerchiamo di allenare Buizel, quindi senza ulteriori indugi andiamo avanti. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare per farmi sapere cosa ne pensate voi di Pokémon Fire Ash e di questa parte in cui Ponyta si prende gioco di noi e iscrivetevi al canale per non perdervi ovviamente i prossimi caricamenti. Allora, ovviamente Weasel prende più punti esperienza perché è stato scambiato e vediamo un po' cosa si riesce a fare qui. Allora, qui abbiamo uno strumento, ma prima un Pokémon selvatico. Ok, di Drifloon ce ne serve un altro perché ci servirebbe anche Drifblim in teoria, quindi andiamo a catturarlo. Ecco qua con una bella Quick Ball. Ecco, preso. Oh, cattura critica, attenzione. Cattura critica me la prendo molto volentieri. Ecco qua. No, non voglio dare un soprannome al Drifloon. Qui troviamo un super repellente. E qui possiamo combattere in doppio contro queste ragazzine. Quindi direi di farlo immediatamente. Vediamo chiamando in campo loro Pikachu e Clefairy. Non proprio l'ideale per Buizel, però vediamo cosa si riesce a fare. Andiamo di Water Pulse su Pikachu e di Mega Drain su Pikachu. Facciamo un bel double focus. Ok. E riusciamo a buttarlo giù. Buono. Era il pericolo più grande per Buizel. E a questo punto possiamo andare di Water Pulse su Clefairy e di Tackle. No, Bite non dovrebbe essere molto efficace perché Clefairy penso sia anche di tipo folletto ora. Ah, mi ha fatto innamorare. Ok, andiamo di Water Pulse su Clefairy. Perfetto. E poi andiamo di Acquagetto e azione di nuovo. Ok, perfetto. Weasel sarà a livello 28. Oh no, il nostro lavoro di squadra è fallito. Ah, è vero, potevo farlo evolvere, niente. Ero settato su Weasel che non doveva evolversi, ho visto un'evoluzione e l'ho bloccata immediatamente. Il prossimo livello che farà il nostro Grotolo lo faremo evolvere, ok? Qui abbiamo Magby, andiamo ancora di Water Pulse, ovvero Hydro Pulsar. Addio Magby, essendo un Pokémon baby ha delle statistiche praticamente bassissime. Togepi, continuiamo con Weasel. E andiamo ancora di Hydro Pulsar, dato che è stab perlomeno. Ancient Power mi farà relativamente male. E si aumenta tutte le statistiche, vero? Mannaggia lui. Andiamo ancora di Water Pulse sperando di confonderlo. No, niente. Ah, l'attacco ci diminuisce, ma tanto ne attacchiamo con l'attacco speciale. Quindi tiriamo giù anche questo Togepi. Che è stato un avversario molto più arduo di quanto mi aspettasse. Allora, prendiamo quindi questo strumento che è una Great Ball. Ok, poi possiamo scendere, che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare qui sopra. E a questo punto vado a depositare Drifbloom, anzi Drifloon, sì, ho sbagliato a chiamarlo. Andiamo a depositare Drifloon nel box, perché tra poco, come avrete letto dal titolo, potremo prendere un altro Pokémon di Ash che useremo per un po'.
Oltre ad essere uno dei Pokémon che ci manca da tantissimo tempo nel Living Dex. Sicuramente avrete già letto quale sarà nel titolo, però insomma, ve lo dico comunque, il motivo per il quale sto lasciando giù Drifblim. Perché così almeno quando lo prenderemo potrò usarlo subito in squadra, ecco, potrò mettermelo subito in squadra. Allora, di qui non c'è nulla, quindi proseguiamo da questa parte, scombattiamo contro questa Picnic Girl. Ecco, tra un episodio e l'altro ho giocato spesso a Pokémon Giallo. Il gameplay che state vedendo di Pokémon Giallo l'ho registrato in un momento molto contratto a livello di tempo. Ok, Swain è andato sottoterra, a questo punto io gli metterò avanti Staravia così andrà a vuoto il suo attacco. Quindi mi devo anche riabituare a tutti questi colori, a tutte queste animazioni nuove, che nuove rispetto a Pokémon Giallo sicuramente lo sono. Ice Shard, super efficace, attenzione. Geloscheggia, se non sbaglio, era. Ok, altro Swinub. Cambiamo. Mandiamo un Monferno. E facciamogli vedere chi comanda. Allora, Flamewheel. Ah, beh, è una mossa con priorità, quindi è più veloce. Però non mi fa nulla, giustamente. Altro Swinub, niente, questa ama tantissimo gli Swinub. Contenta lei. Picnicker Leona. Va bene. Allora, vediamo un po' qui. C'è un'altra allenatrice? Guarda quella casa laggiù. Guarda quella casa nel bosco. Quella casa nel bosco è il titolo di un film che non so se voi avete visto. È molto molto carino. E molto strano anche. Allora, Shockwave, per l'appunto ho mandato Grotol per poterlo tankare facilmente. E andiamo di Mega Drain per ricaricarci. Ah, è vero che Grotol, tra l'altro, di attacco speciale non ha nulla, quindi conviene andare di Bite direttamente. Ecco, vedete? Vedete come il morso fa molto più danno, essendo un attacco fisico. Eppini, mandiamo Buizel. Vai, andiamo con il buon Buizel. E facciamolo combattere contro Eppini. Andiamo di Water Pulse. Anche Buizel è più un attaccante fisico. Infatti, come vedete, non fa molto danno. Ah, niente. Ora siamo tutti e due confusi. Bene. Chi vincerà la sfida della confusione? Buizel colpisce. Buono. Tu, Eppini. Eppini esce direttamente dalla confusione. Non gliene frega proprio nulla. Ok. Anche a Buizel, però, non frega nulla dalla confusione. E colpisce comunque. Peccato che mi faccia così danno. Ecco, questa volta invece si colpisce da solo. Oh, finalmente. Uscito dalla confusione, possiamo continuare. Ecco qua. E si va qui sopra. Ora si sfidano questi due. Una bella lotta in doppio. Contro Ava e Matt, che mandano in campo Ponyta e Rapidash. Attenzione, non male. E ovviamente devo sostituire Grotol, mentre andrò con Water Pulse su Rapidash. Grotol ti sostituisco e mando dentro. Direi Staravia. Proviamo con Staravia. Ok, buono, gli ha diminuito l'attacco. Ottima cosa. Ok, loro usano agilità. Io però ti mando addosso un Water Pulse che te lo ricordi per tutta la vita. E loro hanno provato a bruciarmi appunto il buon Buizel. Non mi veniva il nome. Allora, poi andiamo di volo su Ponyta. Acqua Getto dovrebbe bastare, esattamente, per tirar giù Rapidash. Buizel a livello 30. E Staravia a livello 33. Vorrebbe imparare Takedown. Beh, non è niente male Takedown, però 85% di precisione. Quindi no. Addio. Ecco, bravo, vola in alto. Questa volta evitiamo Ember. Andiamo di Water Pulse su di lui. Perfetto, doppio focus e via. Oh no, il nostro lavoro di squadra ha fallito. Mi spiace. Ah, qui magari c'è uno strumento invisibile nell'albero. No. Tu sei un'allenatrice? Per favore, prendi questo. Oh, una Heatrock. Vediamo esattamente cosa fa la Heatrock. Secondo che non mi ricordo. Allora, andiamo giù nella borsa. Sì, avrei fatto meglio ad andare in su. Ma dettagli, vediamo se magari ce l'avevamo già. No, non ce l'avevamo già.
un Pokémon che tiene questo strumento estende la durata delle mosse come della mossa Sunny Day. Ok, abbastanza inutile per noi. Magari utile per coloro che giocano a competitivo, eh. Ovviamente in Pokémon Fire Rush non esiste un competitivo. Qui c'è il tizio che ci vende i Mumu Milk. Praticamente recuperiamo 100 HP con 600 Poké Dollari. Però abbiamo già tutte le cure che ci servono. Non possiamo proseguire ulteriormente. Ci sono questi Psyduck che non si muovono. Quindi possiamo andare solamente a destra. Ad est. Al percorso 215. Guardate chi c'è qui sopra. Proprio lui. Vogliamo andarlo a prendere immediatamente. Salve Gligar. Gligar. Vorresti prendere Gligar con te? Assolutamente sì. E con questo tecnicamente completiamo il Pokédex, non il Living Dex, ma il Pokédex di Johto. Allora, Pokémon, diamo un'occhiata al nostro Gligar, livello 19, dovrà allenarsi un po'. Allora, ha la natura che gli aumenta l'attacco e gli diminuisce la difesa speciale. Attenzione, attenzione, non è niente male. Credo almeno gli aumenti l'attacco e gli diminuisca la difesa speciale, vero? Allora, la parte rossa viene aumentata, la parte blu diminuita. Ah no, aspetta. È il contrario. Gli diminuisce l'attacco e gli aumenta la difesa speciale. Natura di merda, perfetto. Natura di merda per un Pokémon che si basa sull'attacco. Ora, io mi sembra che il. A me sembra che il Gligar di Ash si evolva in Gliscor. In ogni caso vado a controllare meglio dopo questo episodio. Però mi sembra proprio che si evolva, quindi lo lascerò evolvere. Abbiamo tipo volante terra e come terra solamente sand attack. Meh, direi di insegnargli qualcos'altro. Poi Steel Wing, vabbè, Xissor glielo lascio che è buono e anche Finta che non è male. Però per poterlo utilizzare al meglio direi di andare ad insegnargli una mossa, che dite? Un bel Earthquake, direi che glielo si possa insegnare. Allora, dov'è? Dov'è? Eccolo qui. Vai, togliendogli Sand Attack. Ecco fatto, così almeno ha una mossa effettivamente buona da poter utilizzare questo povero tipo. E magari anche a Buizel potremmo insegnare Surf. Ah no, è vero, no, non è vero, è vero. Buizel è attaccante fisico, quindi non gli insegneremo Surf. Qui sopra troviamo un'altra lastra, la Splash Plate. E sfidiamo questo allenatore. Uno scoprirovine. Calvin, che manda in campo Bronzor, tipo psico. Quindi dovrebbe essere super efficace, finta. Ok, niente male. Fa poco danno, ci sta, d'altronde l'abbiamo appena preso questo Gligar. Ok, cambiamo Pokémon ora. E mandiamo contro di lui, direi, Buizel. Che tra l'altro aumenta la sua velocità durante la pioggia. Come abilità. Attenzione, sostituisce anche lui e manda Sheldon. Ok, dovrebbe essere super efficace Water Pulse. E anche potenziata da Pioggia Danza, infatti sopravvive solamente grazie a Stardew. Però noi ora andiamo di una mossa priorità e via. Ok, rimanda in campo Bronzor, grazie. Che si deve prendere in faccia una bella finta. Ecco fatto. Non ha preso esperienza Gligar, però. Aspetta, eh. È perché l'ha sostituito, forse. Allora, andiamo a curare il nostro Gligar. Allora, no, oddio. Non serve curare Gligar. Serve dargli più che altro una cura totale. Vediamo se ce l'abbiamo qui. Vai. Ecco qua. Lo seguiamo. Tu cosa stai guardando? Un etere. Ah, ora ti muovi. Ok, ma scusami, gli avevano messo lo strumento lì davanti per non farlo passare. Ok, Craig, che manda in campo Luxio, attenzione. Contro Luxio effettivamente abbiamo una buona opportunità. Earthquake, super efficace, buono. E lo tiriamo giù. Quasi sale di livello. Ecco, contro Staravia invece conviene cambiare. Contro Staravia lo lasciamo dentro per fargli prendere esperienza, farlo salire. A livello 20, però contro Staravia io direi di mandare Monferr. Nope. Direi di mandare il nostro Staravia. Staravia contro Staravia.
Ecco, gli diminuiamo anche l'attacco. Non dovrebbe farci molto, appunto. E allora attacchiamo con volo. Ok, ha usato pure attacco rapido, quindi ha buttato via anche il suo turno. Vabbè, sarebbe morto in ogni caso, però. Gligar sale di livello e contro Ponyta rimandiamo Gligar. Rimandiamo Gligar che potrà usare un'altra volta Terremoto. Eccolo qui, tra l'altro Gligar femmina. Vai, Earthquake. E addio Gligar, e addio Ponyta, volevo dire. Altro livellino per Gligar, buono. Proseguiamo. Allora, tu sei uno che avrà Pokémon di tipo lotta. Quindi io ti manderei contro direttamente Staravia, se non fosse che voglio allenare il mio Gligar, quindi devo fare un po' di switch in. Ok, Krogan, tipo lotta veleno, se non sbaglio. Quindi dovresti prenderti super efficace Terremoto. Infatti, buono. Ah, rimane con pochissimi HP. Usiamo finta, buono. Bene, bene, bene. Abbiamo battuto anche il suo Krogan. Continuiamo. Ok, c'è un po' di zigzag in questo percorso, ma in realtà è abbastanza dritto, come vedete. Questo allenatore non ci permette di andare a prendere quello strumento, se non battendolo. Ok, altro Krogan. Useremo un altro terremoto. Vai. E anche lui è rimasto in vita. Veleno Shock ci avvelena? No, fortunatamente no. Però sicura. Linfamella sicura. Sapete che io vado allora di un altro terremoto per non rischiare, per tirarlo giù. Via. Anche se magari è un po' sprecato. Livello 22 per Gligar che vuole imparare acrobazia. Sapete che acrobazia non è niente male? Chi lo utilizza non sta tenendo nulla, aumenta di molto il danno. Io gli tolgo Steel Wing che non serve assolutamente a nulla e gli do acrobazia. Ecco, infatti ora vediamo contro Machop. Contro Machop per me lo shottiamo. Vediamo, acrobazia. No, di pochissimo. Vabbè, anche 3 livelli sopra, c'è anche da dire questo. Andiamo ancora di acrobazia. Gligar deve prendersi un po' di livellini. Meditite. Questo dovrebbe essere 4 per, giusto? Ah, Palmo Forza, non è molto efficace, però ci paralizza. Usiamo comunque Acrobazia, buono. Buonissimo. Ok. Possiamo prendere questo Zinco, che aumenta la difesa speciale del Pokémon a cui lo diamo. Quindi, prima di tutto, andiamo a fare Full Heal su Gligar e qualche pozioncina. Ce l'abbiamo ancora, sì. Pozione. Buono. Ecco, a questo punto il calcio non lo do a nessuno perché nessuno di noi usa l'attacco speciale, mentre lo zinco per aumentare la difesa speciale la darei a Grotol. Ecco qua. Proseguiamo. Tra l'altro in questo percorso è possibile trovare forse un Pokémon che ancora non abbiamo. Ok, Meditite si beccherà un'acrobazia in faccia. Proprio diretta. E addio. Questo ci consentirà di salire a livello 23. Poi, altro Meditite, perfetto. Sono davvero perfetti per allenare Gligar questi Pokémon. Una miniera di esperienza facilmente prendibile. Machop, a livello questa volta 22, per me lo shottiamo. Infatti, quello di prima era a livello 25, noi al 22 se non ricordo male. Pure un livello indietro. Ok, vediamo se troviamo il Pokémon che mi interessa prendere. Vabbè, Gligar effettivamente mi interessa prenderlo. Quindi cerchiamo di catturarlo. Bag. Per completare quindi il Living Dex di Johto, a cui manca tecnicamente ancora Tyranitar però, eh. Abbiamo l'Arbitar, ma dobbiamo farlo evolvere in Tyranitar. Ora manca solo lui effettivamente, però a livello di posti sono tutti completi con questo Gligar. No, non voglio dare un soprannome a Gligar. Ok, cerchiamo ancora un po'. Cerchiamo altri 2 volte, come sapete. Gliscor! Ecco l'altro Pokémon che volevo prendere. Cerchiamo di catturarlo subito. Vai, Quick Ball. Così facendo potremmo completare immediatamente la linea evolutiva di Gligar. Non sarebbe per niente male. Preso, ottimo. E saremo pure a livello 24. Ottimo così.
qua. Poi li metteremo in ordine con calma. Sapete che è una soddisfazione incredibile mettere in ordine i Pokémon del po i Pokémon nel Living Dex? Non so per quale motivo, ma provo una soddisfazione enorme nel farlo. Fuggiamo da Beautyfly, cerchiamo l'ultima volta, vediamo se esce qualcuno di interessante. Niente, un altro Gligar. A questo punto continuiamo la nostra avventura nel percorso. Fuga. E si parte. Allora, qui non si può andare su, però qui si può andare giù. Ok, altro Pokémon, vediamo chi è. Un altro Beautyfly, anzi un'altra Beautyfly. No, grazie. Ok, qui c'è qualcosa? No, non mi sembra ci siano strumenti invisibili. Mentre qui sopra si può andare e prendere. Rock Climb. Ok, niente male come mossa. E qui sopra abbiamo un altro strumento, quindi direi di andarlo a prendere. Prima di proseguire, Max Revive non fa mai male, eh. Un Max Revive in più non fa mai male. Vediamo chi ci esce. Un'altra Beautyfly, anzi, un altro Beautyfly. Ok, fuga. E si va. Vediamo un po' altri allenatori qui. Un altro Cintura Nera che non ci sfida. Nessuno si ferma mai a parlare con me, quindi permettimi di offrirti questo oggetto come gratitudine. Va bene, ci ha regalato una Macho Brace. Altro Gligar. Facciamo fuga. Gligar comunque è diventato subito un Pokémon molto interessante, da poter usare, anche per via del fatto che gli abbiamo insegnato subito Terremoto. Quello fa tanto, eh. Però già con Terremoto e Acrobazia, due mosse stab. Ottimo, va già bene così. HP Up, diamolo subito al nostro Grotol, che è il tank del team. Ecco, tutte le cose di difesa se le becca lui. Difesa HP se le becca tutte lui, davvero. No, non volevo incontrare altri Pokémon, ne abbiamo già cercati abbastanza. Oh, attenzione! E invece salta fuori un Pokémon che ancora non abbiamo, Glemiamo. Catturiamolo. Quick Ball. Beh, ragazzi, con l'avvento delle Quick Ball ci è diventata cavolata catturare i Pokémon. Da un certo punto di vista, velocizza tantissimo le cose, da un altro rende la sfida praticamente nulla. Qui sotto abbiamo uno strumento, una proteina. Ecco, qua invece abbiamo l'imbarazzo della scelta su chi dare questa proteina. Ovviamente non la diamo a Pikachu, la potremmo dare a Monferno, sarà il nostro attaccante fisico per eccellenza, diamolo a lui. Ok, campeggista, combattiamo. Manda in campo Starevia. Ecco, Starevia contro Gligar. Avessimo una mossa di tipo roccia sarebbe meglio. Però possiamo comunque andare di acrobazia, eh. Dovremmo fargli abbastanza male, infatti. Vai, ancora acrobazia. Ottimo, livello 25. E abbiamo battuto anche Scott. E dopo questa vittoria contro Scott possiamo dare una curata al nostro Gligar. Magari con una Super Potion, ecco qui. E proseguire. Allora, qui abbiamo uno strumento da prendere. Un carburante. Diamolo immediatamente a qualcuno. Qualcuno che deve essere veloce, quindi non Grotol. Ma possiamo darlo magari a Monferno oppure a Gligar. O addirittura a Buizel. Sapete che lo darei a Monferno? Dai, potenziamoci il nostro bel Monferno. Ed ora lotta in doppio, pronti? Vai. Anise Challenge. Sapete chi sono questi, vero? Sono Maya e Dennis. Scusate per la tosse. Ok, Roselia e Gligar. Potremmo andare di acrobazia su Roselia. E di morso su Gligar. Roselia in questo modo muore. Az anche lui usa acrobazia e per di più ci fa un colpo critico. Infame. Vabbè, anche noi ritorniamo con un colpo critico, non male. A questo punto direi di andare di terremoto. No, terremoto no, perché Gligar non lo uccideremmo. E ci uccideremmo Grotol. Quindi non va bene. Andiamo di acrobazia su Gligar.
E sostituiamo Grotol. Sostituiamo Grotol e mandiamo Weasel in campo. Ah, non muore, peccato. No, Weasel è stato disintegrato da Gligar. Ok, fortunatamente il rotolamento non ci fa troppo danno. Ok, tocca a Monferno qui, eh. Tocca assolutamente a Monferno. Andiamo di finta su Gligar e lo tiriamo giù. Mentre contro Lickitung andiamo di Match Punch. Super efficace. Ok, Gligar è andato, buono. Grotto al sale di livello, proprio quello che volevo. Per poterlo evolvere in questo modo. Ora, cambiamo Pokémon e mandiamo Starevia, mentre andiamo ancora di Match Punch su Lickitung, così da eliminarlo. Perfetto. Ok, usa Comete per fare un po' di danno a entrambi, lui. Ok. Poi ora dobbiamo assolutamente tirare giù Buizel, quindi andiamo di Aerossalto su Buizel e di Match Punch ancora su Buizel. Doppio focus. Che lui comunque riesce ad utilizzare comete, ma lo tiriamo giù. Buono. Psicoraggio. Ok, fortunatamente non fa malissimo. Azz però, quanti Pokémon ha questo? Allora, andrei di volo su Drifblim e di Lanciafiamme su Ralts. Ok, anche il nostro Monferno è morto, va bene. A questo punto tocca Gligar di nuovo. Con finta su Drifblim. Super efficace, peccato che non muoia. Allora andiamo di Quick Attack. No, Quick Attack non è effetto, vero? È di tipo spettro lui. Aerosalto. Ok, non ha scoppio, che non ci fa male. Ok, non ha scoppio. Perfetto. Lacerazione è molto buona in realtà per Gligar. Potrei togliere di finta. Lacerazione è molto meglio. Vai, togliamo di finta. Ok. Abbiamo battuto questi due, lasciamo che Grotol si evolva per diventare Torterra, quindi sviluppare al massimo il proprio potenziale. Eccolo qui. Finalmente abbiamo Torterra che vuole imparare Terremoto, assolutamente sì. E togliamogli a questo punto Tackle, che non gli servirà più a nulla. Lasciamogli comunque Mega Assorbimento. E anche Starevia si evolve, tutte e due nello stesso combattimento. Attenzione, e quindi abbiamo ora due Pokémon fully evolved. Molto forti, tra l'altro, sia Starevia che Torterra, sono parecchio forti. O meglio, sia Staraptor che Torterra. E Staraptor vuole imparare Zuffa, che ovviamente gli insegno, al posto di doppio team a questo punto. Glielo togliamo, gli lasciamo comunque attacco rapido per finire in fretta gli avversari. Volo, ovviamente sì, aeroassalto, glielo lasciamo. Togliamo di doppio team. Perfetto. A questo punto, prima di continuare, faccio un salto al centro Pokémon tagliando il video e ritorno qui con la squadra curata. E rieccoci qui. Ho curato tutti i Pokémon ed ora tocca combattere di nuovo contro Bacia Cassidy. Allora, questa sarà una sfida in doppio molto ardua, quindi preparatevi bene. Io manderò in campo per primo Gligar insieme a Torterra e potremo fare quindi tattica terremoto, cioè userò terremoto con Torterra e Gligar per magari finire gli avversari, dato che non sarà colpito da terremoto. Andiamo. Ancora tu? Questa volta i tuoi Pokémon saranno nostri. Lo vedremo, Butcher e Cassidy, anzi Butch e Cassidy. Primeape e Raticate, ok, iniziamo forte, eh? Iniziamo davvero forte. Andiamo con Acrobazia su Primeape e Terremoto su tutti. Oh, Quick Claw, perfetto. Va di Terremoto. Ah, mi hanno usato. Azz, mi hanno disintegrato Gligar subito. Giustamente sono di livelli altissimi loro, ci sta.
Tocca mandare Monferno. Tocca mandare Monferno e usare Match Punch su Raticate, mentre uso Mega Drain su... purtroppo sì. Oppure, aspetta. Oppure facciamo Flamethrower su Primeape e Bite su Raticate. Ah, peccato non muore il topone, peccato. Sì, ma guarda che danni che fanno. Ma mi sembra normale. Allora, a questo punto Match Punch su Raticate va benissimo e Bite su Primeape. Boh, ma fanno dei danni assurdi, cioè hanno dei livelli altissimi questi. Azz, ok, fortunatamente non sono morto. E gli ho tirato giù Primeape, buono. Ora Cloyster e... Oh, Undur. Ok. Allora, io farei così. Monferno lo sostituisco e mando in campo Staraptor, lo switch in, e Contorterra invece uso Terremoto su tutti. Così Staravia non viene colpito, anzi Staraptor non viene colpito. Gli abbasso l'attacco, buono. Ok, me l'hanno voluto avvelenare, sti infami. Però con Earthquake dovrei riuscire almeno a shottare a Honduro, ok. Monferno a livello 35, buono. Sableye, ok. A questo punto userò volo su Sableye e terremoto su entrambi. Così magari evito un attacco che mi può arrivare lì. Ok, buono, terremoto li ha buttati giù tutti. Torterra diventa incredibile con terremoto, eh. Farà dei danni assurdi. Ok, Mighty Hyena e Grumble alla faccia, oh. Quanto cacchio sono forti sti qua. Allora, andiamo ancora di Earthquake su tutti. Peccato che non colpisca per primo con... Ah, però dai, comunque ha colpito. Non ha colpito con Quick Claw, ma comunque ha colpito per primo. E giustamente questi sono ora a livello 23. Mentre i loro primi Pokémon erano a livello 35. Non si sa bene per quale motivo, altissimo. Ok, andiamo a Buizel per finire la battaglia. Ah, quanti ne hanno? Minchia. Allora, andiamo di volo su Tentacruel, mentre di... andiamo di Water Pulse su Mighty Hyena. Buono. E vorrebbe imparare Whirlpool. Sarebbe Mulinello, giusto? Sì. No, Mulinello non ci interessa. Oltre al fatto che vorremmo insegnargli mosse fisiche a Buizel. Ok, Hitmon Top, va bene. Andiamo di Water Pulse su Hitmon Top. Buono, volo, colpo critico e via Tentacruel. Triplo calcio ha missato, buono. Water Pulse purtroppo non l'ha confuso. Andremo di aerosalto allora e di acquagetto. Tutte e due, vai. Doppio focus. Hitmon Top. Azz, Rolling Kick mi ha disintegrato e forse muoio dal veleno. Sì. Staraptor muore dal veleno. L'ultimo nostro Pokémon è Pikachu insieme a Monferno. Sono rimasti solamente loro due. Vai. Ah, davvero tostissimo questa battaglia contro Cassie the Butch. Mi è piaciuto un casino. Allora, vabbè, con Pikachu ovviamente andiamo di Thunder Punch e Match Punch, vai. Easy. Contro Hitmon Top, il loro ultimo Pokémon, immagino sia. No, Shuckle, ne manca ancora uno, ok. Andiamo di Brick Break, dovrebbe essere tipo roccia lui, giusto? E Match Punch. Ok. Non era tipo roccia allora. Dato che non era super efficace. Il mio nome è Butch. Come osi? Minchia, come osate voi? Che cacchio Pokémon avevate? Questo è davvero pessimo. No buono, dobbiamo correre. E infatti correte, ma... Una battaglia davvero difficile contro questi qui. Però arriviamo a Rupepoli. Ora, cerchiamo il centro Pokémon di Rupepoli. Qui possiamo prendere subito la MT-122 Dark Pulse. Quindi non vedo perché non prenderla. Qui non c'è nessuno strumento invisibile.
Però mentre cerchiamo il centro Pokémon, abbiamo la palestra lì di fianco. Allora, il game corner qui. E forse possiamo trovare uno strumento invisibile. No, niente. Solitamente vicino ai game corner c'erano cose. C'erano strumenti invisibili. Eccolo il centro Pokémon. Saliamo qui. Andiamo a darci un'accurata ai Pokémon. Ecco fatto. Io quando sono andato a curarmi i Pokémon prima non ho messo in ordine i Pokémon nell'Evindex perché voglio avere la possibilità di farlo insieme a voi. Anche perché appunto vi ho detto che è molto soddisfacente, forse anche da vedere. È soddisfacente. 207. Andiamo a prendere questo Gligar e mettiamolo dove deve stare. 207, qui. E come vedete abbiamo completato a livello di posizioni tutto l'Evindex di Johto. Manca solo questo Larvitar che deve evolvere in Tyranitar. E quando mi prenderò un po' di tempo, magari quando ho tempo appunto di poter allenare, questo qui diventerà Tyranitar e il Living Index di Johto sarà completo. Vedete, ho fatto anche le uova dei vari. Ho fatto schiudere le uova dei vari fossili. Ho fatto le uova degli starter di Johto, cioè volevo dire di Sinnoh, scusatemi. Piano piano il Living Index va avanti. 472. 472, tu quindi sei qui. Ok, 80, 74, 72 qui. Ok, ecco il Glesio che avevo detto che avevo catturato. Eccoci qui. E ne manca uno da sistemare, si manca Glemiao. 431. Quindi sei qui. 26, 32, 31. Ok, piano piano ci si riesce a destreggiare. In questo Living Index. Detto ciò, quindi, questo video in cui abbiamo catturato Gligar e abbiamo raggiunto Rupepoli dopo una battaglia davvero ardua contro Bacia Cassidy può finire qui. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se lo avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!